Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella doppia play e review di due giocatori usciti di recente. Uno è Potm Kim e l'altro è l'attaccante in form Shomurodov. Però prima di iniziare questo video volevo lasciare un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale, se non funziona la campanellina e qui in descrizione troverete il link ai nostri social, con Facebook, Instagram, Potm e canale Twitch, e vorrei che lasciaste un commento qui sotto dicendomi: Giovi, vorrei vedere le review alle 14, alle 15. Mettete un orario nel quale vorreste vedere le review e cerco di rispettare la maggior parte di commenti che andranno tipo a dire alle 14, alle 15, sempre bla bla bla, queste cose qui. Dai, Shomurodov. Ah, un po' macchinaro. Kim, palapide. Non facciamo rifare troppe cose da skills. Però almeno un po' di dimostrazione di gioco lo possiamo far fare, forse. Vai, Shomurodov. Cazzo, no. Kim, buono. Grande Kim, intervento. Beh, riprende però, riprende in posizione. Grande Kim, automatico qua nel contrasto. Non ho premuto nessun tasto. Vai, Shomurodov. Vai, bella al volo. Peccato c'era quello davanti. Vai, Simen. Vai, Shomurodov. Shomurodov. Cazzo, vabbè, ci penserebbe. Shomurodov. Grande Kim. Shomurodov. Come cazzo si pronuncia? Grande Kim. È brutto il passaggio. Se poi vuoi giocare con i fenomeni, allora ok. Bravo, Kim. Vai, Shomurodov. Ah, sì. E brava Shomurodov. Shomurodov. Stava solo. Certo, che tu mi sposti il portiere. Shomurodov ti punisce, né? Cioè, lo sposti verso giù e io vedo che lo sposti e te lo tiro da un'altra parte, né? Grande Kim. Impressione. Kim sembra preciso però, Vai, Shomurodov. Sì, mannaggia. Shomurodov! È vicario. Prova lui, Kim! Mamma mia! È uscito da non si sa dove, Shomurodov. E l'ha buttata lì dopo la spizzata di testa di... E poi c'è stato quell'errore difensivo anche, insomma, vabbè. Shomurodov! Sì, sposta il portiere, perché non devo portare a casa il portiere? Partiamo dal difensore centrale, Kim. Allora, pagato sì sui 30k all'incirca, è un difensore centrale alto, 190 cm. E qua, assolutamente, va benissimo. In più, è un giocatore che al momento... è molto veloce, anzi per la precisione un difensore, è davvero difficile superarlo in velocità, anche se magari poi un avversario molto veloce nella partenza iniziale, lui riesce ad avere una velocità massima interessante. In più secondo me lui ha una buona fase, buonissima, davvero interessante fase difensiva per essere comunque un 82 di rating. Ha una intercettazione interessante, un contrasto in piedi e anche scivolata. Però quest'anno, almeno al momento, mi sembra una scivolata più difficile da fare rispetto allo scorso anno. E i falli sono anche aumentati, secondo me. Cioè, è più facile fare fallo. È vero che ci sono contrasti più realistici, quindi si fanno più falli, devo ammettere. Colpo di testa, niente male. Testa però in fase difensiva, quindi mettiamo magari testa con if. Fisicamente parlando, un mostro. Ragazzi, fortissimo di fisico, mostro nella forza e nella sua aggressività. Con lui ci ho giocato 3 partite nelle Rivals divisione 9, le ultime 3 partite di divisione 9. Come ruolo, unico ruolo difensore centrale, nessun ruolo secondario. Come dettagli, state vedendo qui, ho giocato con 3 d'intesa, quindi al massimo con lo stile d'intesa base. Secondo me quest'anno lo stile d'intesa è diminuito, nel senso che sono diminuiti gli upgrade possibili, quindi magari possiamo mettere anche giocatori senza intesa
E avremo comunque degli ottimi giocatori, secondo me. Non c'è nessun downgrade, questo l'hanno fatto secondo me per incitare a farci fare delle squadre più divertenti per noi e non più interessanti per il tipo di gameplay. Su questo sono d'accordo. Non ha tiro, non ha tutto sto passaggio, il minimo indispensabile nel passaggio. Come caratteristiche possiamo trovare a fondo i contrasti, però questo quel che riguarda la CPU, quindi giocatore, sì, difensivamente parlando è abbastanza automatico. Come stile intesa vi consiglio magari, allora il più consigliato è Ombro, però io andrei anche di Sentinella volendo. Vabbè, Ombro e Sentinella scegliete voi, perché veramente quest'anno secondo me stile intesa, a meno che appunto non siano quelli Ombra, catalizzatore e cacciatore, gli altri un po' così e così. Infatti con Ombra raggiunge stats paurosi, 89 di velocità con 90 di difesa addirittura. Come indice di ibridabilità da 1 a 5 l'azione non aiuta purtroppo, il campionato può aiutare, la squadra può aiutare, gli do un 3.5. Poi cercherò di rivalutare lo stile, il tipo di intesa. Come alternative in Serie A assolutamente Skriniar, Tomori, sì, questo, Kalulu magari anche. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, 8 più tranquillamente, dura un mese otto, un mese e mezzo possiamo tenere, forse un mese, giusto un mese e mezzo può essere già qualcosa in più. Però se avete intenzione di fare una full Serie A, state tranquilli perché con l'ibridabilità non ci siamo più. Andiamo adesso all'attaccante Shomurodov in forma della Roma. La nazionalità è abbastanza strana, cioè io non la so. Uzbekistan, perché è veramente rara come bandiera. Allora, lui purtroppo mi dispiace, non si riesce a girare bene, è un po' macchinoso. Tipo Simen, non si riescono a girare bene purtroppo. Questo può essere un po' una, tra virgolette, fregatura, perché se siamo intenzionati a girarci molto in area di rigore, con lui avremo secondo me parecchie difficoltà. Non dico che non controlla palla, no, lui la palla la controlla, su questo non ci piove, ma proprio il punto è che purtroppo avrà difficoltà a girarsi rapidamente. Vabbè, peccato. Il passaggio non è brutto, è il suo secondo ruolo, seconda punta, e ci può stare, anche volendo metterlo seconda punta e poi mettere magari anche un attaccante. Come tiro, allora, 3 partite, 4 gol, devo dire niente male. Pensavo fosse mancino, invece ha come piede preferito il destro con 4 di piede debole, niente male. 3 di skill non le conto, ragazzi. Comunque, le skill basilari più o meno le saprà anche fare. Resistenza non mi è piaciuta tantissimo, devo dire. Si è visto che a un certo punto l'animazione carina che hanno messo, che ha fatto tipo così, come per dire mamma mi sono stanco, cioè, o per dire sto sudando assai, cioè tipo queste cose qui. Ed è un'animazione bella, però fa capire che si è stancato. Ha un colpo di testa che è suddiviso, può essere più o meno interessante, 95 in salto, 70 in precisione di testa, no, 70 in salto e 95 in precisione di testa. Il giocatore è anche molto alto, 190 cm, con 76 kg di peso, work is alto in attacco medio in difesa, possiamo andare bene. Come body type, alto e medio più. Ha un buon tiro, che vado anche a promuovere tutto sommato, è una velocità che ora possiamo andarci, farcela andare bene, secondo me. Non ha peccato il tiro potentissimo dalla distanza, almeno questo, insomma. Non è molto reattivo, quindi magari non sarà rapace d'aria. E peccato, non è molto rapace. Quindi mettiamo rapace. No, rapace no. Non lo mettiamo come contro, perché quello secondo me può essere solo una qualità in più. Però magari la reattività la vado a mettere come contro. Come caratteristiche, il dribblatore veloce, ma insomma, vabbè. Come alternativa in Serie A vi dico tranquillamente anche un Osimhen, Lautaro Martinez, o anche un Serie A, insomma, su quello, Osimhen, Martinez, Lukaku, già andiamo di più secondo me. Indice di abilità da 1 a 5, mo 3 ragazzi, perché la nazione non è il massimo, però abbiamo Roma più o meno e Serie A. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta 7.5. Buon attaccante, ma secondo me forse l'autore ha un po' così di più.
cercherò di provarlo. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di queste review. Se vi sono piaciuto, lasciate un piace, un commento, una condivisione. E vi rispondo se vi ringrazio.